Futsal People, amici di Futsal TV, buonasera da Enrico Coggele e benvenuti al Pala Don Albano di Brandizzo e l'84 Fortitudo Pomezia, nona giornata di Serie A. Ma via si parte, andiamo, buon divertimento con l'84 Pomezia, con la Pomezia che manovra il primo possesso della sfida. Cuzzolino raccoglie, sbraccia Raubo, palo che poi rientra, semina il panico, Dudu, Tondi, Cuzzolino, vede la corsa di Tuli, Tuli, mette la freccia per l'84 al tredicesimo minuto di gioco sull'imbucata geniale da parte di Leandro Cuzzolino che col terzo occhio vede la corsa di Tuli, 1-0. Se non ho sentito male gliel'ha chiamata da qualche secondo. Ecco la conclusione da parte di Micheletto. Tondi a metterci le mani. Angolo Pomezia che prova a rispondere ai colpi dell'84. Fortini. Isolamento con Bueno. Vuole il fondo. Prova a calciare sul secondo palo. Palla in verticale per la corsa di Iosico che ci arriva. Iosico va dentro. Poi Matteus. Doppia deviazione. La palla è fuori. Ragusa, cercare la corsa di capitano Iosico. Tuli dentro per Iosico! Che adesso sì che trova lo specchio della porta. La trottola del capitano dell'L84 che ora sale. 2-0 Iosico. In verticale, Raubo. Cambia tutto per andare nuovamente da Micheletto che si prende l'isolamento con Iosico. Bella finta di Micheletto che calcia e trova la deviazione che riporta sotto il Pomezia a 47 secondi dalla fine del primo tempo. Micheletto 2-1. Vidal, Cuzzolino per la corsa di Vidal, toccato da Dudu. Poi si allacciano i due, giallo per Dudu, arriva anche Miguel Angelo, arriva anche Micheletto che deve stare attento perché è già ammonito, si accende una mischia, rosso per Vidal, qua l'allaccio tra Vidal e Bueno, anzi Dudu, poi va giù Dudu. Suolata per Micheletto, Matteus. Guarda la porta e calcia. Tondi col boato del palazzetto a dire di no al Pomezia. Sulla bomba da parte di Matteus. Tuli forse con una mano. Micheletto fa partire il mancino. Tondi poi Iosico allontana. Guarda la porta. Scarico Micheletto. Ora sì che arriva l'imbucata. Miguel Angelo la palla resta lì. Tondi la fa sua. Non poteva che essere così, Micheletto. Sinistro, Tondi ci mette le mani. Suolata e sinistro. Matteus. Fortini, suolata. Puntata, Molitieri in spaccata. Dudu. Matteus. Fortini, Cuzzolino. Imbucata, Matteus. Iosico, suolata. Calcio! Iosico! Porta avanti di due reti l'L84, non c'è la trottola ma il tuffo questa volta, 3-1 Iosico. Conclusione perfetta del capitano dell'L84 che la mette sotto l'incrocio dei pali. Cuzzolino, Matteus attaccato forte da Miguel Angelo, Iosico in verticale, passa il pallone, calcia Juanfran che trova un ottimo Fabio Tondi. Sul rimpallo vince il duello Juanfran che prova a calciare. Palla fuori Miguel Angelo. Destro deviazione, Tondi la fa sua. Matteus si prende l'isolamento con l'altro Matteus, poi prova a calciare, ci mette le mani Tondi, angolo Pomezia. Sempre puntuale Fabio Tondi. Tuli centrale, cambio di lato per Raguso, puntata!
alza la linea di pressione dell'84. Dudu, cambio di lato, Mateus, finta, Mateus, Tondi, calcia sul tetto del Paladon Albano. Aspetta ovviamente l'84, bueno, Mateus, prova a calciare, Tondi la blocca addirittura con i piedi. Dudu, bueno, Michelangelo, dentro di prima in qualche modo Raubo, Tondi la salva, Iosico controlla. Cuzzolino, scarico per Fortini, Cuzzolino, Iosico con una prateria, controlla, prova a calciare, Molitierno in qualche modo la blocca tra le gambe. Palla centrale Fortini, prova a sgasare, se ne va Fortini, dentro da Iosico! La tripletta del capitano dell'L84 che a 5 dalla fine ne mette un altro e fa 4-1 Iosico. Michelangelo, palla dentro, scarico, Mateus, la bomba, Tondi ancora. Mateus, Michelangelo, prova a calciare ancora Mateus, palla fuori e poi Mateus, arriva Rabo, passa Mateus, Tondi ancora che poi calcia fuori. Gioca l'84 con Raguso che torna indietro. Possesso palla l'84, addormenta il pallone Cuzzolino che esulta, suona la sirena, luci spente al pala Don Albano di Brandizzo, l'84 batte per 4-1 la Fortitudo Pomezia sulle giocate di questo ragazzo qua, del suo capitano Iosico, che va a referto con una tripletta. Super partita nella casa dell'84 che non perde il treno della vetta della nostra Serie A.